Buongiorno, stanno alimentando commenti e polemiche sia la sentenza del Tribunale di Napoli nel processo alla Maxi Camorra, sia in particolare la pesante condanna inflitta ad Enzo Tortora. Il dibattito in particolare è anche rivolto con attenzione alla figura dei pentiti. Vediamo adesso il servizio della nostra redazione di Napoli. L'eco del processo alla Camorra di Napoli non poteva esaurirsi ieri pomeriggio alle 17 nell'aula bunker con la lettura della sentenza. Una sentenza che ha mandato assolti più di 100 dei 240 imputati, compreso il fratello di Raffaele Cutolo, Pasquale, e che contemporaneamente ha sancito una pesante condanna proprio per gli insospettabili. Enzo Tortora, che se non fosse parlamentare europeo dovrebbe scontare 10 anni di reclusione, è diventato necessariamente il simbolo di questo gruppo di imputati al di sopra di ogni sospetto, un gruppo che include Franco Califano, condannato a 4 anni e mezzo soltanto per traffico di droga, la suora Aldina, per lei 4 anni e 2 mesi, padre Santini, 5 anni e 2 mesi, gli avvocati Gangemi e Madonna, 7 anni e mezzo per entrambi, il maresciallo Guaracino, eccolo, lo vediamo durante l'interrogatorio, 6 anni e 6 mesi. Mentre a Roma si intrecciano i commenti politici e polemici sulla sentenza, nella cancelleria della decima penale sono già state presentate le prime richieste di appello, ci sono 3 giorni di tempo per farlo. Per ora ha fatto appello il difensore di Giovanni Marandino, eccolo, è l'albergatore di Contursi, proprietario di terme, miliardario, arrestato a Roma mentre era in corso il processo alla Camorra e condannato a 8 anni e 4 mesi. Nel suo albergo si sarebbero svolti incontri fra camorristi latitanti, sarebbe stato ospitato anche padre Santini quando partì da Ascoli alla volta di Ottaviano per far visita ai familiari di Raffaele Cutolo. Appello già presentato anche per Arturo Graziano, fratello dell'ex sindaco di 15 e condannato a 6 anni e mezzo. Appello per i fratelli Cozzolino di Ercolano. A Napoli fino a questo momento non è stato ancora presentato appello per Enzo Tortora né per Califano e neppure il pubblico ministero Diego Marmo ha preso la sua decisione. Nell'aula bunker continua il processo al terzo troncone di presunti camorristi, mentre bisognerà attendere circa un mese per conoscere la motivazione della sentenza emessa ieri. Si preannunciano clamorosi sviluppi nella vicenda dell'affondamento del battello di Greenpeace avvenuto nel luglio scorso a Auckland, in Nuova Zelanda. Pochi giorni dopo il presidente Mitterrand aveva sollecitato l'apertura di un'inchiesta per accertare il coinvolgimento dei servizi segreti francesi, ma ciò non era bastato a far luce sull'avvenimento. Ieri, proprio ieri, il quotidiano parigino Le Monde ha pubblicato in proposito nuove rivelazioni. Ecco il servizio del nostro corrispondente Michele Lubrano. Tutti i giornali francesi dedicano i titoli di apertura alla Une, come si dice in Francia, alle rivelazioni pubblicate ieri pomeriggio dal quotidiano Le Monde e dal settimanale Le Canard Enchaîné. Significativo il titolo analogo del giornale di sinistra Libération e di quello dell'opposizione France Soir. Tutti e due titolano menzogne ed entrambi, come del resto tutti gli altri quotidiani, mettono in causa il ministro della difesa Hernu. Ma andiamo con ordine. Ieri sera il quotidiano Le Monde ha rivelato che una terza equipe di sabotatori avrebbe messo le cariche che hanno fatto affondare il 10 luglio scorso ad Auckland in Nuova Zelanda il battello dell'organizzazione pacifista anglosassone Greenpeace. La stessa rivelazione è fatta oggi dal Canard Enchaîné. Finora i gruppi noti erano due. Uno che si trova in prigione in Nuova Zelanda formato dai cosiddetti coniugi Tourange, in realtà due ufficiali del controspionaggio francese, ed un gruppo di 5 sommozzatori allontanatisi dopo l'esplosione a bordo di un battello di cui non esiste traccia. C'è di più, i due giornali rivelano che il presidente Mitterrand era stato ingannato per omissione. Al corrente dell'operazione di sabotaggio erano il capo del controspionaggio, il capo di Stato Maggiore ed oggi consigliere del ministro della Difesa Hernu ed il capo di Stato Maggiore particolare del Presidente della Repubblica, il generale Saulnier, nominato da Mitterrand capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Le rivelazioni del quotidiano Le Monde e del settimanale Le Canard Enchaîné hanno suscitato vivacissime reazioni tra i membri dell'opposizione. Si chiedono le dimissioni di Hernu e del primo ministro. I comunisti coinvolgono anche il presidente Mitterrand. Mentre vi parlo, terminata la riunione settimanale del Consiglio dei Ministri, Mitterrand è a colazione con Laurent Fabius. Il presidente francese conosceva già da diversi giorni il testo delle rivelazioni del quotidiano Le Monde, ma non è intervenuto per apportarvi modifiche o per vietarne la pubblicazione. Perché? È un altro dei tanti misteri di questa oscura vicenda.
Sempre dall'estero continua la guerra delle spie tra Gran Bretagna ed Unione Sovietica, con espulsioni a raffica di diplomatici e conseguenti ritorsioni colpo su colpo. 6 cittadini britannici, tra i quali un diplomatico, un giornalista e 4 funzionari d'ambasciata, sono stati espulsi stamane dall'Unione Sovietica. Colpo su colpo, come dicevamo, il Cremlino ha quindi risposto all'espulsione di 6 cittadini sovietici decisa lunedì dal governo britannico della signora Thatcher. Ronald Reagan ha dedicato 2/3 della sua conferenza stampa di ieri sera, la prima in 3 mesi, al prossimo vertice con Gorbaciov a Ginevra. Ha affermato che la ricerca nel campo delle armi spaziali non può essere un argomento di negoziato nel vertice di novembre. La ricerca di per sé, ha aggiunto, non viola nessun accordo internazionale e per di più non è suscettibile di verifica. Un accordo può essere trovato per quanto concerne il dispiegamento delle armi spaziali. Va tenuto conto però che in questo campo i sovietici sono in vantaggio nei confronti degli Stati Uniti, come lo sono nel campo degli armamenti sia convenzionali che nucleari. Non possiamo lasciare loro, ha proseguito Reagan, un monopolio nell'abbattere satelliti. Un'eventuale rinuncia alla strategia spaziale in cambio di una riduzione degli arsenali atomici sarebbe, a parere di Reagan, improduttiva, perché gli ordigni rimasti consentirebbero comunque ai sovietici di distruggere il pianeta. Reagan continua a sostenere che l'iniziativa di difesa strategica ha carattere puramente difensivo. Essa serve, ha detto, a distruggere armi, non persone. Toccando un altro argomento, il presidente degli Stati Uniti si è detto una volta di più deciso a porre il veto a qualsiasi tentativo del Congresso di varare una legislazione protezionistica. Il protezionismo, ha detto, è una strada senza ritorno verso la catastrofe economica e agli Stati Uniti procurerebbe assai più danni che vantaggi. Questa mattina a colpi di pistola è stato ucciso ad Atene un editore siriano mentre usciva dalla sua abitazione. Il suo nome era Michel Numari. L'editore viveva da tempo nella città dove un anno fa fondò una rivista che ha sostenuto una strenua opposizione al regime siriano del presidente Assad. L'omicidio è stato compiuto mentre nella capitale greca sta per concludersi una visita del vicepresidente e ministro della difesa siriano Mustafa Talas. E veniamo all'informazione economica del nostro paese. La ripresa di un negoziato diretto tra imprenditori industriali e sindacati, che avverrà il 26 settembre, ha sbloccato un lungo periodo di stallo nei rapporti sindacali. Si discuterà di costo del lavoro, scala mobile, orario di lavoro e misure per l'occupazione. La Confindustria ha deciso di pagare a titolo di acconto uno dei punti di contingenza maturati con la somma dei decimali di crescita del costo della vita, rendendo così possibile il superamento delle pregiudiziali poste da CGIL CISL UIL. Al tavolo della trattativa saranno anche discusse le linee guida dei rinnovi contrattuali del prossimo anno, quando cioè scadranno tutti i contratti dell'industria. Proprio oggi le segreterie nazionali dei metalmeccanici e dei chimici di tutte le 3 confederazioni hanno deciso la disdetta del vecchio contratto e la preparazione delle richieste da avanzare. E oltre al costo del lavoro, resta la finanziaria l'altro grande tema all'attenzione delle forze politiche. La finanziaria, lo ricordiamo, che deve essere presentata in Parlamento entro la fine del mese. È un problema ben presente a Palazzo Chigi, dove si susseguono le riunioni dei ministri economici. Ne è prevista una proprio questo pomeriggio. Intanto si arricchisce di proposte il dibattito nella maggioranza. Stasera si riunisce, allargata ai gruppi parlamentari, la segreteria liberale. Sempre stasera riunione dello speciale gruppo di lavoro democristiano coordinato dal vice segretario Scotti. Domani analogo gruppo di lavoro del Partito Repubblicano e conferenza stampa del Partito Comunista al Senato per la presentazione di una mozione che dovrebbe precedere il dibattito sulla finanziaria. E alla finanziaria dedica oggi un seminario di studi il Partito Socialista, presenti l'esecutivo, i gruppi parlamentari, i ministri del partito. E qui dovremo vederne le immagini. Il Partito Socialista ritiene ambiguo e pericoloso, dice Manca, responsabile economico del partito, lo slogan «meno Stato, più mercato». Noi diciamo «più mercato nello Stato». Cosa significa? Significa riforma dello Stato sociale sulla base di 2 criteri: servizi per tutti, ma non gratuiti per tutti, e soprattutto servizi efficienti. Vi affiora quindi l'ipotesi delle fasce che, ricorda Manca, esistono già nei fatti. Punto di riferimento comunque il reddito reale. Altre proposte del PSI sulla finanziaria: revisione delle aliquote IRPEF nell'86, revisione di ILOR e INVIM per introdurre, sostiene Manca, una misurata forma di imposizione patrimoniale,
consistente riduzione del rendimento dei titoli di Stato, BOT e CCT, senza la quale unica alternativa è la loro tassazione. Tutto proteso alla difesa delle sue posizioni, l'intervento del ministro De Michelis, secondo il quale l'ipotesi delle suddivisioni in fasce per l'utilizzo di prestazioni sociali differenziate non ha alternative. De Michelis respinge le critiche che sono venute nei giorni scorsi da alcuni settori del pentapartito, sostenendo che l'ipotesi fu concordata al vertice della maggioranza di luglio. Unico spazio di manovra, ammette De Michelis, l'identificazione degli strumenti e dei criteri che serviranno per realizzare l'ipotesi delle fasce. Questo significa riforma dello Stato sociale, non, si badi bene, il suo smantellamento. Senza interventi lo Stato sociale crollerebbe da solo e noi socialisti, conclude il ministro del Lavoro De Michelis, lo Stato sociale vogliamo difenderlo. Il seminario socialista sarà concluso da un intervento del vice segretario Claudio Martelli. Da Montecitorio è tutto, linea allo studio. Per tutta la notte è proseguito l'interrogatorio del palestinese Abu Seraya, presunto autore dell'attentato a Via Veneto a Roma dell'altra notte. Ricordiamo che sono rimasti feriti, 31 persone sono rimaste ferite. L'uomo continua a dichiararsi estraneo a questo attentato, ma gli investigatori sono convinti di aver messo invece le mani sulla persona giusta. Intanto è stato presentato al magistrato un primo rapporto sulle prove raccolte dalla Digos e dalla scientifica. Oggi il giudice Sica dovrebbe interrogare in questura il palestinese arrestato. Gli contesterà il reato di strage, di detenzione e porto di bombe a mano. Le condizioni dei feriti stanno intanto migliorando, molti di essi lasceranno gli ospedali in giornata. Sono stazionari all'ospedale di Cosenza le condizioni del bimbo, primogenito di una coppia di contadini, sopravvissuto dopo essere rimasto per 20 ore nell'obitorio dove era stato trasportato perché clinicamente morto. Il dottor Albino Lucente, primario del reparto di neonatologia, ove il bimbo si trova ricoverato, ha detto che c'è un costante impegno dell'equipe medica nell'assistenza del piccino, nato dopo appena 27 settimane di gestazione e dal peso di soli 900 grammi. Escluso dai sanitari cosentini l'ipotesi che possa essersi trattato di un caso di morte apparente. Dopo aver provveduto a sottoporre gli interventi del caso, il bimbo era stato trattenuto nel reparto dopo il decesso ancora per altre 2 ore, prima di essere avviato in obitorio. Ed i sanitari, in tale loro tesi, hanno il conforto anche del papà del piccino. Sì, è vero, perché io l'ho visto. Quando mi ha chiamato il dottore Lombardi, che teneva sotto controllo mio figlio, e che era fatto nero, l'ho accompagnato fin giù, l'ho constatato io con i miei occhi. La diagnosi resta purtroppo infausta, soltanto fra una settimana, hanno confermato i sanitari, potrà essere detta qualcosa di preciso sulle possibilità di sopravvivenza. Ricompensa di 500 milioni a chi fornirà notizie utili per la cattura del mostro di Firenze. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno d'intesa con la Procura della Repubblica del capoluogo toscano e ascoltato il parere favorevole della Presidenza del Consiglio. Siete collegati con l'aula del Foro Italico a Roma, dove presenti anche alcuni magistrati tedeschi, è ripreso il processo per l'attentato al Papa. Pochi minuti fa si è concluso l'inedito confronto tra Ali Agchai e Alcino Zbei. Prego pertanto la regia di mandare le immagini registrate di questo confronto. Yalcino Zbei e Ali Agca, dunque, due personaggi entrambi ambigui ed enigmatici. Yozbei è quello a destra, ovviamente. Due turchi. Ozbei è un vecchio amico di Agca, titolare in Turchia di un'impresa immobiliare che in realtà fungeva da copertura per un traffico di armi e droghi. Ozbei è in carcere in Germania, dove nella pausa del processo è già stato sentito dalla corte, alla quale ha promesso rivelazioni clamorose sul complotto del secolo. In linea però con una consuetudine tutta turca in questo processo, Ozbey almeno finora ha detto soltanto di riconoscere Sedat Siri Kadem in quel fantomatico Akif indicato in una foto scattata dalle telecamere di una banca a Roma in occasione di un cambio di banconote prima dell'attentato. Gli altri personaggi della foto sono Ali Agca ed il sempre più misterioso Oral Çelik, indicato da qualcuno come l'autentico cervello dell'intera organizzazione. Ozbey ha anche detto che Kadem doveva lanciare bombe panico in piazza San Pietro e che il quarto uomo del comando non era Omerai, ma un nuovo personaggio che per il processo è ancora un fantasma. Continuano i segreti ed i misteri dunque. Intanto dalla Turchia proprio Omerai, tirato in ballo da Agca, ha fatto sapere che non vuole più venire. Si continua dunque a recitare a soggetto. Il presidente intanto ha fatto sapere che intende chiudere il processo entro dicembre e dal Foro Italico è tutto. Mi
Michele Sindona è tornato in aula nel processo di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della banca privata italiana. Dopo la pausa estiva il processo è ripreso con l'interrogatorio di Rodolfo Guzzi, ex avvocato di Sindona e accusato assieme a lui di avere estorto $500,000 a Roberto Calvi. È una delle imputazioni minori del processo. Secondo l'accusa, Sindona, con l'aiuto di Guzzi, avrebbe organizzato una campagna diffamatoria ai danni di Calvi, ottenendo poi da lui $500,000 come prezzo per l'interruzione della campagna. L'avvocato Guzzi stamattina ha difeso la propria buona fede. È vero, ha detto, trattai con Calvi per il versamento dei $500,000, ma credevo che fosse il pagamento della vendita di una villa. Ma Sindona, ha obiettato al presidente, ha ammesso di recente che la storia della villa era soltanto una messa in scena. Non ne so nulla, ha replicato impassibile Guzzi. Evidentemente sono stato strumentalizzato. Vedremo se in sede di sentenza i giudici gli daranno credito. In aula, oggi fra il pubblico, c'era anche la vedova di Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della banca privata. E in aula c'era anche il figlio di Ambrosoli, che per la prima volta, da pochi passi, ha visto l'uomo accusato di avere ucciso suo padre. Oggi e domani non niente voli da e per la Francia, c'è uno sciopero dei controllori di volo aerei francesi, disagi anche per i passeggeri dei voli che dovrebbero sorvolare il paese. Subiranno notevoli ritardi a causa dei cambiamenti di rotta resi necessari per evitare i corridoi aerei francesi che non sono assistiti. I volti addolorati e sconvolti dei due unici superstiti. Solo la loro posizione in parete ha fatto in modo che la loro cordata non precipitasse a valle, insieme agli altri sei alpinisti che ieri sono morti, investiti da neve e ghiaccio, sull'iscamo orientale, nel gruppo del Monte Rosa. La tragedia è la più grave nella storia dell'alpinismo valdostano e ha colpito diverse vallate della regione autonoma dalle quali appunto provenivano i giovani, tutti fra i 18 e i 30 anni. Sotto la guida di un istruttore, le cinque vittime stavano svolgendo il corso per diventare aspiranti guida, il primo scalino per passare poi guida alpina. Franco Garda, che dirige il corso e che è capo del soccorso alpino valdostano, spiega. Lì il terreno fa un po' è da trampolino, io ho visto su, ho fatto anche delle fotografie per un'indagine, per renderci in conto anche di quello che è successo. Un secondo o terzo grado, quindi una parete facile di per sé stessa. Ah, come difficoltà e non ce ne sono, è proprio... Dopo tutto quello che hanno fatto questi ragazzi su a Courmayeur, venire qui e avere una disgrazia del genere lascia un po' così perplessi. Una cornice che ha ceduto quindi sotto il peso delle persone, neve soffiata. Sì, la neve di due giorni fa, si vede che ha mucchiato un po' troppo e non hanno valutato abbastanza, non so, comunque è una cosa, una disgrazia grossa per noi qui. Passiamo allo sport calcio. Per il primo turno delle coppe europee la Rai ha organizzato un completo programma che consentirà di seguire o in diretta o in differita le sei formazioni italiane impegnate nelle tre competizioni. Il primo appuntamento è fissato per le 15:25 su Rai 2 con la diretta di Larissa Sampdoria, quindi alle 20:25 su Rai 1 con probabile esclusione della zona di Verona, altro appuntamento in diretta per Verona PAOK di Salonicco. Infine alle 22:30 su Rai 2, ampia sintesi di Torino Panathinaikos, Jeunesse Lussemburgo Juventus, Inter San Gallo e Auxerre Milan. Veniamo al dollaro, continua la forte oscillazione della moneta americana in atto ormai da molto tempo, da vari mesi. All'apertura dei mercati valutari il dollaro è oggi indicato intorno alle 1947 lire, cioè 17 lire in più di ieri. Nel TG2 Flash delle 14:30 ricordiamo potremo avere la quotazione di chiusura. Stasera a Trento, nello stadio Bria Mosca, ci sarà il molto atteso concerto dal titolo Italy for Italy, il cui incasso è a favore delle popolazioni di Tesero colpite dalla tragedia del 19 luglio. Alla serata interverranno i maggiori cantanti italiani e la serata verrà teletrasmessa in diretta sulla rete 2 alle 20:40 e sulla rete 3 in differita alle 22:50. Svelato tra la curiosità generale il contenuto della tomba di Antenore, il mitico fondatore di Padova. Comune e sovrintendenza hanno deciso di togliere un tassello dal sepolcro eretto nel 1283 dal giudice Lovato de Lovati, convinto di aver identificato durante lavori di scavo la cassa mortuaria del venerato fondatore di Patavium. Ma i maliziosi a Padova hanno sempre sostenuto che la tomba era vuota o tutt'al più conteneva le ossa di un cane. Invece non è così.
Tolto il tassello, fatto in epoca imprecisata, i tecnici si sono trovati di fronte a una cassa in legno chiaro, scoperchiata, che contiene uno scheletro. Il cranio giace fuori della cassa a sinistra. Ora siamo punto e a capo. A mistero si aggiunge mistero. Perché la cassa è stata violata? E perché mai il cranio è lontano dalle altre ossa? Ora una commissione di lavoro cercherà di sciogliere il mistero, mentre si restaurerà l'esterno della tomba. Antenore, ritratto nell'Iliade come un vecchio e saggio consigliere di pace che condusse in terra veneta la popolazione della Paflagonia, darà un bel da fare agli esperti. I padovani continuano a essere scettici sulle nobili origini della città. Del resto, il primo a non accogliere la testimonianza di Virgilio fu Tito Livio. La circolazione depressionaria presente sui bacini meridionali del Mediterraneo centrale interessa ancora le estreme regioni meridionali e le isole maggiori dell'Italia. Sul resto della penisola, ulteriore consolidamento dell'area di alta pressione. Lo vediamo dalle immagini trasmesse a terra dal satellite Meteosat, elaborate poi dal computer di Meteo 2. Questa è l'ultima foto del satellite alle 12 di oggi. Nuvoloso sulla Sicilia e Sardegna, sereno sulle altre regioni. Fino a sera, graduale miglioramento su tutte le regioni, salvo qualche addensamento sulla Sicilia, Sardegna e sulle regioni nord-occidentali. Dopo il tramonto, probabilità di locali banchi di nebbia sulla pianura padana. Ecco la previsione alle 20 di stasera con l'immagine notturna sulla penisola. In nottata, sia sulla Sardegna meridionale che sulle regioni nord-occidentali, è previsto aumento della nuvolosità con precipitazioni fino alla mattinata di domani. La pioggia è indicata col simbolo del tratteggio obliquo. Vediamo intanto la previsione alle 8 di domani. Vi consigliamo di individuare sulla cartina dell'Italia la zona che vi interessa e seguire su questa zona l'evoluzione del tempo col trascorrere delle ore. Durante il giorno, dall'elaborazione del computer, si prevede nuvolosità in temporanea estensione su quasi tutta la penisola e le isole, graduale miglioramento sulla Sicilia e regioni meridionali adriatiche, poco nuvoloso al centro-nord. Abbiamo finito, sigla di chiusura, breve spazio pubblicitario, quindi andiamo a vedere negli scaffali, seguendo la rubrica del mercoledì, i libri curata da Carlo Cavaglià. Vi ringraziamo per averci seguito, una buona giornata a tutti.